Via libera definitivo al Senato sul DDL relativo alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto codice rosso. Il provvedimento ha ottenuto l'ok definitivo da parte del Parlamento e attraverso la pubblicazione ufficiale nella Gazzetta sarà legge. Ha percepito ben 197 sì e ben 47 astenuti. Tra gli astenuti ci sarebbero LeU e il PD, il Partito Democratico. Un passo avanti per andare a proteggere le donne e per andare a tutelare anche i loro figli. Il codice rosso viene ad essere approvato in maniera definitiva dal Senato, obbligo di ascoltare una donna entro 3 giorni dalla querela, dalla denuncia, inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale, eliminazione delle attenuanti per il femminicidio e introduzione di nuovi reati come il revenge porn e la deformazione permanente del volto. Insomma, un DDL che va a tutelare in maniera diretta, decisa e completa il mondo femminile e le donne per come le conosciamo noi. Un saluto caro a voi, iscrivetevi al prossimo video da Leandro, narratore italiano.